Sì, grazie. Grazie Presidente, colleghi senatori, saluto anche il Ministro Costa che abbiamo il piacere di avere qua quest'oggi. Non potrebbe che essere così perché stiamo parlando di, stiamo parlando di clima, stiamo parlando di cambiamenti climatici, quindi è un argomento sul quale penso tutti quanti i senatori in quest'Aula si sentono coinvolti anche emotivamente. Di clima ne stiamo parlando da diverso tempo, molto più in questo ultimo periodo, perché siamo partiti da Greta Thunberg che con la sua faccia triste ci ha evidenziato il problema, che qualcosa effettivamente sta cambiando nei nostri territori, gli eventi climatici si susseguono in maniera sempre più vorticosa. E questi eventi climatici poi stanno continuando, e la mente va inevitabilmente a Venezia, dove come simbolo Venezia di tutto quello che è successo in questo paese, dove effettivamente più di qualche danno in questo paese l'abbiamo avuto. Però non dobbiamo, secondo me, farci prendere, secondo me, anche dalla irrazionalità nei comportamenti dal punto di vista legislativo, irrazionalità che io vedo però in questo provvedimento, e poi entrerò nel merito di questo provvedimento. Perché non dobbiamo farci prendere dall'enfasi dell'irrazionalità? Perché poi si finisce anche per fare dei provvedimenti che vanno spesso e volentieri vanno a vuoto. E in questo provvedimento io credo non ci sia assolutamente molto di quello che ha bisogno questo Paese per fronteggiare i cambiamenti climatici. Diverse cose si sono viste, si sono discusse, sia sul tema dell'agricoltura, da quale io provengo, in Commissione Agricoltura, stiamo parlando di cambiamenti climatici, guardo anche il senatore Taricco, con il quale abbiamo condiviso un percorso assieme a tutti i colleghi in maniera trasversale, un affare assegnato sui cambiamenti climatici, però mi rivolgo a lei, Ministro Costa, di sostanza in questo provvedimento non vedo niente e voglio entrare nel merito del provvedimento. L'unica cosa, vedo la piantumazione di alcuni alberi nei comuni, benissimo, degli incentivi a favore della piantumazione di aree verdi, va benissimo aver messo dei soldi a disposizione, però ci sono tanti provvedimenti che sono esclusivamente i palliativi, come al punto 3, dove si dice che compriamo gli scuolabus per quei comuni dove si sono state sforate le polveri sottili, però compriamo degli autobus ecologici solo nei comuni dove c'è stato lo sforamento delle polveri sottili e tutti gli altri comuni che sono a fianco non gli facciamo assolutamente niente. Sappiamo benissimo che l'aria per spostarsi di qualche chilometro basta un soffio di vento. Però quello che mi preoccupa è l'assoluta nullità degli interventi in questo provvedimento, quando, oltre a non fare assolutamente niente, ci sono delle cose ben preoccupanti. Io mi riferisco soprattutto all'emendamento 1.0.8 a firma Eugenio Comencini Nunes, dove si parla di istituzione del programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Io non vorrei che, e qui mi rivolgo a lei, Ministro Costa, ma tiro in ballo anche il Ministro Bellanova, non vorrei assolutamente si facesse riferimento al fatto che si vogliono togliere gli incentivi sul gasolio agricolo. Da Presidente della Commissione Agricoltura sono terrorizzato da questo provvedimento, ma le spiego perché. No, lei fa il gesto che dice di no, ma siamo preoccupati, anche perché ho sentito l'intervista del sottosegretario all'agricoltura all'Abate, dove ieri il sottosegretario all'Abate in una intervista audiovisiva dice meglio toglierlo questo emendamento perché può essere che sia quello. E quindi, secondo me, toglietelo fin da subito, perché l'agricoltura ha bisogno di investimenti, non di togliere gli incentivi sul gasolio agricolo. Ma le spiego anche tecnicamente perché se volete togliere il gasolio agricolo perché forse può inquinare, ci sono delle alternative, c'è il biometano che l'agricoltura può prodursi all'interno della propria azienda con l'economia circolare, perché
l'agricoltore da solo o associato può farsi un biodigestore, dal biodigestore si estrae il biometano lo mette nel proprio trattore agricolo, quindi abbiamo l'economia circolare a 360 gradi, si inquina molto meno anche dei veicoli elettrici e questo è dimostrato dal punto di vista tecnologico, che il biometano come tecnologia alla fine del ciclo della vita di un mezzo inquina meno che avere un mezzo elettrico, però non vediamo, e qui mi rivolgo a lei, signor Ministro, non vediamo assolutamente degli incentivi a favore di questo, perché se si vuole fare un biodigestore, se si vuole investire sul biometano, abbiamo una burocrazia di cui questo governo parla da diversi mesi di sburocratizzare, però fino ad oggi non abbiamo visto assolutamente nulla. Poi, su questo provvedimento io voglio fare una riflessione politica perché va fatta, non possiamo far finta di niente. Eugenio Comincini è di Italia Viva. Italia Viva sappiamo benissimo quello che ha sottoscritto l'emendamento 1.0.8, Eugenio Comincini è di Italia Viva. Italia Viva è anche, sicuramente, il capo politico di Italia Viva è la ministra Bellanova. E quindi non capisco il comportamento della ministra Bellanova, è una specie di dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché è dottor Jekyll quando parla nei comizi, quando parla nei convegni, quando viene a parlare alle commissioni riunite di Camera e Senato, in cui dice che per l'agricoltura bisogna dare gli incentivi, bisogna dare dei sussidi, bisogna far sì che la nostra agricoltura evolva, e quindi sicuramente tutto quanto bello e tutto quanto positivo. Poi, secondo me, il ministro Bellanova si trasforma in dottor Hyde quando Mr. Hyde quando arriva all'interno del Ministero dell'Agricoltura, perché fa fare al suo dirigente politico Eugenio Comincini un provvedimento che toglie gli incentivi sul gasolio agricolo, quando va al Ministero dell'Agricoltura e inizia a parlare della sugar tax che metterà in ginocchio assolutamente tutto il settore dell'agricoltura, quando va al Ministero dell'Agricoltura inizia a parlare della plastic tax che sicuramente per quanto riguarda il settore dell'agricoltura con tutti quanti i contenitori per la conservazione dei generi alimentari sarà sicuramente un'ammazzata tremenda per il mondo dell'agricoltura. Quindi secondo me io credo che questo governo dovrebbe fare le cose ma farle in maniera sensata, soprattutto dovrebbe riordinarsi le idee, perché prima di pensare a mettere delle tasse assurde per risolvere il problema ambientale, metta in atto tutte quelle tecnologie che ci sono, sono presenti dal punto di vista tecnologico nel nostro paese, serve solo finanziarle, non serve bloccare l'attività degli agricoltori con l'ipotesi di togliere l'incentivo sul gasolio agricolo, perché in un momento in cui la nostra agricoltura è fortemente in difficoltà, se solo pensiamo di mettere iniziative come queste, sicuramente affosseremo tutto quello che è il Made in Italy e che è una delle settori, è uno dei pilastri dell'economia di questo paese. Quindi io un invito a questo governo, riordinatevi le idee. Le esperienze positive ci sono, vedrete che anche se volete solo copiare le esperienze positive, sicuramente farete un qualcosa di vincente per questo Paese. Grazie.